indicava prima, cioè che non se ne parla. Io ho fatto non ridire, intristire i miei studenti. L'altro giorno, quando ho raccontato di questa mia presenza al liceo scientifico, al migliore liceo scientifico di Catania, in cui pensando di suscitare l'interesse dei ragazzi, ho detto che i miei studenti seguono l'etica del giornalismo di Fava, la ricordo, e vedo che stanno tutti. Chi è? No, infatti dice, ma cosa sta succedendo? Perché ho detto qualcosa che non più, ho avuto l'intuizione, perché questi non sanno chi è Fava. E allora ho chiesto, ma quanti di voi conoscono Fava? Erano 200, ho alzato la mano uno, subito, e poi lentamente il secondo, e basta. E gli insegnanti sono trovati in imbarazzo, uno mi ha detto, ma sa, quest'anno abbiamo voluto parlare dei 150 anni dell'Unità d'Italia, perché era il 2011. Un altro mi ha detto, abbiamo parlato della mafia, l'abbiamo parlato la volta l'anno scorso. Ma che cosa state dicendo? Quindi, il problema non è che un giornalista si conosce perché si fanno i corsi, perché si parla di mafia, si conosce in una città come Catania perché lo si racconta, semplicemente perché lo si racconta, perché fa parte della narrazione della città. Perché se c'è uno scandalo che riguarda i giornalisti venduti, uno dice, ma guarda, abbiamo avuto un grande giornalista che è morto per difendere la sua Catania, per dire che in Catania c'era la mafia. Questa è la prima cosa. Poi c'è, cioè, quando lo si conosce, non limitarsi a dire che è stato un grande giornalista, perché io non l'ho conosciuto tanto qua, cioè l'ho conosciuto una volta in quella trasmissione con Biagi e nel viaggio di ritorno verso Milano. L'ho conosciuto per differenza, cioè la differenza rispetto ad altri, che è importante leggere quello che ha fatto, quello di cui si è occupato, capirlo come uomo di teatro, come uomo, come siciliano che pensa, dicendo siciliano sono più alto, ma che al tempo stesso non ha l'arroganza del siciliano che pensa di poter dettare legge e di spiegare il mondo agli altri. Non è quel tipo di intellettuale solo, ma è il tipo di intellettuale che forma la redazione. È una figura poliedrica anche dal punto di vista umano, non soltanto per le arti che ha frequentato, anche per il tipo di sentimenti che è riuscito a mettere insieme, per i tipi di umanità che è riuscito a mettere insieme, un uomo di 60 anni che mette insieme i ventenni. Cioè è stato anche intergenerazionale, non parlavo soltanto a quelli della sua età e non parlavo soltanto ai siciliani, perché appunto a Milano Fava è considerato un intellettuale di riferimento, anche magari a Catania, cioè, non danno le tesi di laurea, ma dovremmo parlare delle università italiane, dovremmo parlare del fatto che il massimo storico catanese ha fatto un'opera omnia sulla Sicilia, per Einaudi, senza parlare di mafia, ed era gli anni del massimo processo, quella parola non c'è mai. Quindi dovremmo discutere di tante cose. È stato poliedrico perché ha sfidato i suoi tempi, è stato poliedrico perché ha raccontato le profondità della sua storia, quindi il passato c'era dentro e così c'era il futuro, perché ha saputo raccontare le cose più terribili di quell'isola e le cose più belle, perché ha saputo indignarsi e ridere. Era una poliedricità che precedeva il numero delle arti che poteva frequentare. Teatro e anche nella scrittura c'era il giornalismo, così come c'era il saggio, così come c'era il romanzo. È difficile trovare dei personaggi così, quindi io ho anche un po' di scrupolo a dirlo, perché poi sembra che sia Claudio me ne può dare atto. Tra i non siciliani sono stato quello che per primo ha detto: questo è un intellettuale, non è un giornalista. Io devo essere stato il primo fuori dalla Sicilia, questo è un grande intellettuale, non è un giornalista. È stato ucciso perché, usando lo strumento del giornalismo, denunciava quello che accadeva a Catania, ma non era solo questo, era molto di più. E quanti ne abbiamo nel Novecento italiano così? E perché quando c'è l'elenco, per esempio, degli scrittori siciliani, Fava spesso fuoriesce e non c'è. Certo che si può fare tutto l'elenco,
da Verdi a Pirandello, Brancati, Camilleri, Consolo, Bufalino, e Fava, bisogna volercelo mettere, perché bisogna sapere chi è e che cosa ha fatto. E merita che lo facciamo. Oggi, secondo me, io fra l'altro che pensavo di aver partecipato a tutti i dibattiti possibili, e su Fava ho avuto delle belle scoperte, perché il trattato sulla pittura è stato veramente affascinante. Ricordo di Sindoni, è stato un ricordo di epoche che non ho vissuto, non perché siamo particolarmente lontani dalle mie possibilità, ma perché non le ho vissute. Non se la tirava e non frequentava salotto, capito? Ecco perché non era intellettuale. Probabilmente poi perché io ho visto negli anni immediatamente dopo la morte, anche la stessa Università Catanese che un po' faceva il voto intorno a Claudio, i siciliani, ne ricordo soltanto due o tre che sono presi la responsabilità di sostenere quello scontro con la Catania di allora. Perché non erano catanesi? Perché non erano catanesi. Però io non voglio dire della voi catanesi no. Però insomma, qualcosa su cui riflettere ce l'abbiamo. Il rapporto tra l'intellettuale e la società. E non tra un giornalista e la società, tra un intellettuale e la società, ma un intellettuale e il suo paese, perché Fava parla tutta Italia. E noi dobbiamo fare in modo, quando scopriamo queste persone, dobbiamo fare in modo che un paese senta che cosa hanno detto quelle voci, perché hanno detto tanto. Grazie.